di una mamma, col cuore spezzato di una mamma, posso dire solamente che non permetterò per nessun motivo al mondo che mio figlio venga ucciso una seconda volta. Gli occhi lucidi di pianto, ma la voce ferma per chiedere verità. Verità per quel figlio morto un mese fa, dopo un pomeriggio ancora incomprensibile. Le parole di Giusy, la mamma di Mauro Guerra, il 33enne di Carmignano Sant'Urbano, frattato da un colpo di pistola esploso da un carabiniere, riecheggiano dal palco della Pianinfesta. La famiglia, invitata dagli ultras della tribuna Fattori, ha parlato per la prima volta da quel tragico 29 luglio. Quella verità che dalle informazioni mediatiche non è ancora emersa, non perché chi ha scritto menzogne, ma perché chi ha parlato sta dalla parte di chi ha sparato e ha dato informazioni devianti e manipolatrici della realtà solo per dipingere Mauro come un pazzo. La mamma di Mauro racconta una versione dei fatti diversa da quella fornita dai carabinieri. Suo figlio quella mattina era a casa a dipingere e voleva finire un quadro. Verso mezzogiorno i militari dell'arma suonano e lo portano in caserma, secondo quanto riferisce il padre, che era a casa con lui. Quando il ragazzo torna è agitato e continua a ripetere «non mi porterete via». In giardino tiene in mano un bilanciere. Dentro casa non entra, non è vero che distrugge i mobili né che è violento. Quando la madre torna le impediscono di parlare con il figlio, poi la fuga, l'aggressione al brigadiere che lo vuole ammanettare, quello sparo fatale del maresciallo Pegoraro che ha distrutto per sempre la vita della famiglia Guerra. Voi ve la sentite di perdonare il carabiniere che ha sparato? Assolutamente no e mai. Molti ragazzi della Fattoria hanno indossato le maglie World Project disegnate da Mauro, le sue foto e le scritte per chiedere giustizia, un applauso lungo sulle Notti degli Angeli di Vasco Rossi, mentre le immagini raccontano ancora una volta gli ultimi istanti di vita di Mauro.